Ciao a tutti, benvenute e benvenuti. Vi accolgo in questa splendida atmosfera natalizia con l'albero di Natale alle mie spalle e musica di Natale in sottofondo che ho messo molto molto bassa, ma credo che si senta. E spero di farvi un gradito omaggio con questa video intervista che mi è stata chiesta dal magazine Nefi Mag e per questo ringrazio anche il direttore, mio amico storico dei primi anni in cui avevo preso il tesserino da giornalista e per avermi appunto chiesto di rispondere a queste domande che mi ha inviato via email, alle quali risponderò appunto in questo video. Inizio con la prima domanda. La tua carriera è iniziata nella TV dei ragazzi. Quanti ricordi hai di quel periodo? La mia carriera è iniziata nel 1991 con Piacere Rai 1 su Rai 1, in un programma dal vivo, itinerante, che girava a tutti i teatri d'Italia. Ho dei ricordi bellissimi. Ricordi, con il pubblico che ci seguiva, ci voleva bene, un pubblico al quale anche noi abbiamo sempre voluto bene. Ricordi stupendi di partner con i quali ho lavorato e dai quali ho imparato tantissimi, grandi professionisti del mondo della televisione e grandi professioniste del mondo della televisione che mi hanno veramente insegnato molto. Da loro ho carpito i segreti della comunicazione, dell'empatia e anche la capacità, la grande capacità di trasmettere emozioni attraverso un gesto, uno sguardo o una parola. La TV oggi è cambiata. Io credo che si sia evoluta, credo che offra molto molto di più rispetto al 1990, periodo in cui ho iniziato. Giustamente si è evoluta per rimanere al passo, con l'avvento di internet, con l'avvento dei social, anche tutti i canali di streaming che si possono appunto scegliere attraverso internet e offre veramente un panorama vastissimo e ha acquisito un ruolo importante sia a livello educativo e culturale, forse negli anni sempre più importante. Sei una giornalista molto abile, cerchi sempre di migliorarti. La tua esperienza nell'analisi della notizia ti è stata utile nella vita? Sono giornalista pubblicista dal 2010. Come voi sapete, noi giornalisti dobbiamo ogni anno seguire dei corsi di formazione continua che sono obbligatori per acquisire appunto i crediti e per rimanere sempre informati e aggiornati. Devo dire che l'analisi della notizia mi è utile quotidianamente. E credo sia utile a chiunque, anche per acquisire quella capacità di discernimento, che fa in modo che riusciamo noi a riportare notizie non interpretate, ma a riportarle esattamente come sono e a fare in modo che chi legga quello che scriviamo, quello che comunichiamo anche attraverso i podcast, perché io sono anche una podcaster, è un podcast che si chiama Inside the News, che si può ascoltare gratuitamente su Spotify, chiusa parentesi, appunto quello che noi scriviamo oppure che comunichiamo attraverso la nostra voce, la nostra parola e la nostra immagine, arrivi diretto, molto chiaro, molto semplice, molto pulito, in modo che chi ci legge, chi ci ascolta, riesca a farsi poi una sua propria opinione. Come attrice hai lavorato accanto a tanti attori di peso, Vianello, Mondaini, Bramieri, eccetera. Sì, ho lavorato insieme ai più grandi, ne sono orgogliosa, ogni volta che ci penso mi emoziono ed è in uscita il 22 dicembre un film di Aldo Giovanni e Giacomo nel quale partecipo con un piccolo cameo, quindi sono solo felicissima di potermi anche dedicare al cinema e di poter lavorare con attori di grande calibro, italiani e internazionali. Anche Don Johnson, Giancarlo Giannini e tantissimi altri. Comunque, al cinema il 22 dicembre esce di Aldo Giovanni e Giacomo, se non erro perché è stato cambiato il titolo, Il giorno più bello. Nella politica, qual è stato l'aspetto che porterai sempre con te? Io mi sono dedicata alla politica per 8 anni, sono stata consigliere di municipio per 5 anni a Milano in Municipio 4. L'aspetto che non dimentico, che ricordo quotidianamente, è il rispetto per il cittadino, il rispetto per la nostra città e come
quello che porterò sempre con me forse anche il viso, lo sguardo, i sorrisi dei cittadini quando siamo riusciti a risolvere diversi problemi che quotidianamente ci venivano segnalati sul territorio e problemi del territorio che abbiamo risolto. Scrivi anche libri, un pensiero per ogni prodotto editoriale che hai creato. Cerchiamo di essere brevi e concise, Terry, mi raccomando. Allora, il primo libro è stato Volevo ballare bunga bunga anch'io, un pensiero, che il titolo è volutamente provocatorio e il messaggio del libro è esattamente il contrario del titolo. Infatti, chi l'ha letto sa che il messaggio è non scendete mai a compromessi, cercate di studiare, di imparare, perché una carriera nel mondo dello spettacolo è una carriera che si costruisce davvero, davvero con la gavetta, con lo studio, con la preparazione fisica, con la preparazione nel canto, nella recitazione, nella presentazione, quindi anche nella comunicazione. Quindi non scendete a compromessi, non cercate mai la strada più facile perché quella non vi porta da nessuna parte. E credete sempre in voi stessi. E non fatevi mai manipolare e soprattutto quando incontrate persone che cercano di approfittare della vostra buona fede o del vostro talento, andate dritto per la vostra strada e rendetevi sempre conto del vostro valore, studiate e non scendete a compromessi. Questo è il primo pensiero per Volevo ballare bunga bunga anch'io, titolo libro romanzato. Per metà autobiografico, ma con grandi parti romanzate, fa sorridere, a tratti fa ridere, ma fa anche molto riflettere su quanto ho appena detto. Il secondo libro è Love Factor, ma davvero gli italiani lo fanno meglio, parla d'amore, solo ed esclusivamente d'amore. In questo caso la copertina è provocatoria, la foto è del grandissimo fotografo Alberto Buzzanca, che è uno dei miei fotografi preferiti, è un fotografo straordinario, conosciuto a livello internazionale, e la copertina è volutamente provocatoria, ma il fil rouge che lega tutte le storie che sono raccontate, naturalmente romanzate, all'interno del libro è solo l'amore e fa capire quanto veramente l'amore riesca a vincere su tutto. Il terzo libro, che è uscito lo scorso anno e che è la terza ristampa che sta andando molto bene, che ho scritto insieme alla mia amica Cristina Badialetti, si intitola I sette peccati capitali delle donne. È un inno alle donne, dedicato a tutte le donne, che parla molto bene delle donne e della nostra grande capacità di trascendere e trasformare i nostri difetti, i nostri peccati, i nostri vizi, chiamiamoli come vogliamo, in grandi virtù. E quindi di trasformarci e migliorarci ogni giorno. Attenzione però che in questo libro si parla anche della bassa autostima che noi donne italiane abbiamo, perché siamo a uno degli ultimi posti nella classifica mondiale per bassa autostima, anzi al penultimo, sotto di noi solo le donne giapponesi in questa classifica, quindi dobbiamo lavorare un pochino sulla nostra autostima. Ecco, questo libro è piacevole. Fa sorridere attraverso una narrazione, che ti porta a riflettere e anche a riconoscerti nei personaggi di cui si parla nel libro, perché ogni capitolo è dedicato appunto a un vizio capitale, ma porta a riflettere anche su se stessi. Sei anche un'imprenditrice? Allora, in realtà io sono sempre stata imprenditrice di me stessa, come giornalista, attrice, modella, perché sono anche testimonial di alcuni brand. E sono sempre stata un po' imprenditrice di me stessa, la mia testa fin da piccola è sempre stata da imprenditrice. Sì, sono imprenditrice, ho anche creato un brand di accessori, abbigliamento sportivo e gioielli, un brand personalizzato, Love Milano, hashtag Love Milano, naturalmente ogni capo, ogni accessorio, ogni gioiello è personalizzabile. Si può trovare tutto sul mio sito che è www.terryschiavo, Terry con la I di York o di yogurt.com. Quindi trovate tutto sul mio sito. Mi piace creare, del resto ho il diploma di stilista di moda, quindi lo sapevo che prima o poi nella vita questo diploma sarebbe saltato fuori dal cassetto
e avrebbe fatto capolino in qualche mia idea quotidiana e avrebbe preso forma. E così è stato. Oggi è ancora difficile per una donna di spettacolo affermarsi in altri campi. No, piano piano stiamo imparando anche noi in Italia, come avviene in America da molto tempo, a non etichettare più, quindi a renderci conto che si possono avere diversi talenti e si possono mettere a frutto in diversi campi. E come lo fanno gli uomini, anche noi stiamo imparando a uscire dal guscio e manifestare tutto il nostro splendore, tutta la nostra creatività, le nostre competenze e i nostri talenti. Una ragazza che si sente dire di non poter svolgere più lavori insieme potrebbe scoraggiarsi. Quali consigli le daresti di ascoltare questa intervista? Perché io sono una ragazza di ieri, ho 52 anni, nella mia vita mi sono scoraggiata molte volte, ma altrettante mi sono rimboccata le maniche e ho ricominciato, perché bisogna credere in se stesse, bisogna andare avanti, sviluppare, studiare, come ho detto prima, per sviluppare i propri talenti e credere nelle proprie capacità e non ascoltare coloro che ci dicono di smetterla di sognare, di smetterla di credere nei nostri sogni. Però attenzione che il primo passo è sempre l'azione, quindi l'azione mirata allo studio e alla preparazione. Questo è fondamentale in ogni settore. Hai recitato nel nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, sì, l'ho detto prima, sarà a giorni al cinema, ci siamo il 22 dicembre. Esce il film di Aldo Giovanni e Giacomo, ho preso parte, come dicevo prima, a un piccolo piccolo cameo, ma per me è un grande onore perché il fascino del cinema è qualcosa di inspiegabile se non lo vivi o non lo vai a vedere al cinema, perché un conto è sì, guardare un film alla televisione è bellissimo. Puoi avere un maxi schermo e quindi goderti le immagini in modo diverso, ma il cinema ha tutto un altro fascino. E poi se hai la possibilità di lavorare con dei grandi, è sempre un grande onore, un traguardo incredibile. Il teatro è in programma ancora, dopo Donne in Toilette, dove ero protagonista diversi anni fa per la regia di Gianfranco Nullo. E produzione di Piercarlo Borgogelli, è in programma anche il teatro e non posso svelarvi nulla, ma ci saranno sicuramente delle belle novità nel 2023. Che dire, questa intervista credo uscirà durante le feste, quindi io vi auguro buone feste e soprattutto un 2023 che ci riporti quella serenità che ci meritiamo. E tanta 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 positività, tanta voglia di fare e soprattutto tanta fortuna per realizzare tutti i nostri progetti più belli. Un bacio immenso e buone feste, buon 2023 e soprattutto never give up, mi raccomando, non molliamo mai.